Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo sulla questione del potenziamento delle linee ferroviarie abruzzesi nel piano nazionale di ripresa e resilienza, quello per ottenere i fondi del Recovery Fund. Erano stati previsti solo 620 milioni per l'alta velocità Roma-Pescara, una somma questa insufficiente a completare l'opera. Nel testo approvato ieri, però, come denuncia anche l'ex presidente del Parco della Maiella, Franco Iezzi, la dicitura di questo specifico progetto è addirittura scomparsa. Il servizio. Per l'alta velocità a Roma-Pescara non ci saranno i fondi promessi, a dirlo è l'ex presidente del Parco della Maiella, Franco Iezzi. Quella dell'ammodernamento della linea ferroviaria in Abruzzo è una questione annosa su cui si giocò anche l'ultima campagna elettorale per il rinnovamento della giunta regionale. Il progetto fu poi rilanciato a giugno 2020 dall'allora premier Conte nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Ho parlato di un completamento dell'alta velocità che deve riguardare anche Venezia, come sapete, Milano, Venezia, c'è tanto da fare. Roma-Pescara, è impensabile che una breve distanza, per non parlare della Sicilia. Seguirono incontri tra l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Gentile, i governatori di Abruzzo e Lazio, Marsilio Zingaretti, e l'allora ministro delle Infrastrutture, De Micheli, che si conclusero con la sottoscrizione del progetto annunciato con toni trionfalistici. Costruiamo e iniziamo a costruire il post-Covid non solo sanitario, ma infrastrutturale, produttivo, del lavoro, del benessere. Per l'opera ci sarebbe dovuto essere 1,5 miliardi di euro. Gentile ci disse che lui aveva una disponibilità di 1,5 miliardi e che con questa somma intendeva realizzare la Pescara sul Mora e la Avezzano-Roma. La copertura finanziaria sarebbe potuta giungere dal Recovery Fund. Però nel testo in inglese preparato dal ministro dell'economia Franco da presentare a Bruxelles per ottenere i fondi, per l'opera sono previsti solamente 620 milioni, ma nessuno sembra essersene accorto. A tutti, da Marsilio, tutti, è sfuggito che qualcuno su questa voce aveva messo solo l'importo di 6 milioni e 20, 20, 620 milioni, che da quello che ho potuto sapere attraverso qualche informazione sarà utilizzato per il raddoppio della linea fino a San Giovanni di Atino o l'interporto di Manopello, e il resto, circa 335 milioni, sarà destinato alla progettazione esecutiva dell'opera. E non è finita qui. C'è un ulteriore risvolto nel progetto di un'opera che sembra esistere solamente nei proclami propagandistici. Da quel testo in inglese in cui c'era specificato che la Pescara Roma sarebbe stata rinclusa nel piano nazionale di ripresa e resilienza per un importo di 620 milioni, questo è scomparso. È scomparso, non c'è più questa precisa indicazione. Infatti nel testo ora vi è un'unica voce generica riguardo il potenziamento delle linee ferroviarie e l'alta velocità, per cui sono previsti circa 14 miliardi, senza specificare quale somma sarà utilizzata per quale progetto. Marsilio ha inviato una lettera al ministro per chiedere chiarimenti, forse troppo tardi. Ieri infatti la Camera dei Deputati ha approvato con 412 voti a favore, 11 contrari e 44 astenuti la relazione sul documento che sarà inviato a Bruxelles entro fine aprile. Ristorare immediatamente imprese e aziende abruzzesi. La CNA chiede che governo e regione accelerino le pratiche e ha inviato anche una lettera ai parlamentari abruzzesi. Paolo Renzetti. Direttore, siamo alle porte di Pasqua, ma la situazione resta difficile e complicata anche per quanto, e soprattutto per quanto riguarda i ristori. Voi a tal proposito, come CNA, avete scritto una lettera ai parlamentari abruzzesi affinché si facciano portavoce con il governo per far sì che, insomma, queste risorse possano arrivare. Allora, queste risorse dovrebbero arrivare in fretta. Diciamo la verità, il governo ha accettato finalmente una cosa che noi diciamo da tanto tempo, cioè di dare i ristori in base al calo di fatturato e non in base ai codici Ateco. Però hanno messo questa soglia del 30%, che è una soglia secca e che rischia di non far arrivare questi ristori, secondo calcoli che abbiamo fatto noi, a più del 70% delle imprese. Noi abbiamo detto invece al governo a livello nazionale, adesso abbiamo scritto ai parlamentari,
perché si facciano promotori di questa proposta in Parlamento, che ci sia una sorta di decalage, perché qui arriviamo all'assurdo che chi ha perso il 29% di fratturato non prende niente, chi ha perso il 30,1% di fatturato prende tutto. E questo non è possibile in un contesto, in una situazione così complicata come quella che noi stiamo vivendo. Il governo dice che questi ristori arriveranno dalla metà di aprile. Diciamo che anche l'altra volta, quando hanno dato i ristori a novembre, sono arrivati velocemente, perché loro hanno scelto una strada che invece magari non ha scelto la regione Abruzzo, di fare i bandi e tutta una trafila che poi ha ritardato tantissimo i ristori abruzzesi, che è quello di dire: fate la domanda, diamo i ristori, i controlli li facciamo dopo. Quindi spostiamo l'onere della prova, come si dice, cioè del fatto se io ho detto una cosa sbagliata, io faccio un'autodichiarazione, poi sarà lo Stato a dire se qualcuno ha fatto il furbo. La zona arancione, pensiamo ai servizi alla persona, classico parrucchieri, estetiste. Però qui il calo di fatturato, noi abbiamo fatto un calcolo, le dicevo all'inizio, su 12.000 imprese in tutta Italia, c'è un campione significativo, molto significativo anche abruzzese, l'80% delle nostre imprese ha perso mediamente il 27%, con punte sul turismo, ristorazione, spettacoli, tutta la montagna, dove hanno perso dall'80 al 90%. Quindi noi continuiamo a dire ristori subito. Speriamo che ad aprile, questa è anche un'altra nostra proposta, speriamo che ad aprile ci siano le condizioni per l'Abruzzo di entrare in zona gialla, perché in questo modo possono riaprire anche i ristoranti. Però la via maestra per uscire da questa situazione è potenziare la vaccinazione di massa. Il ripristino delle indennità per il personale sanitario dei reparti Covid è una battaglia di tutti i lavoratori, e tutti i lavoratori unitariamente chiedono che la Regione stanzi i fondi, sanando anche una palese ingiustizia. Anche i segretari regionali di CISL FP Vincenzo Mennucci e della UIL FPL Giuseppe De Angelis, dopo la prima richiesta del 5 marzo 2021 senza risposta, tornano a chiedere all'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì un incontro urgente per poter discutere del mancato rinnovo degli indennizi cessato al 31 dicembre 2020. È molto importante, dicono Mennucci e De Angelis, che ci sia compattezza per vincere questa battaglia. Solo così si riuscirà ad equiparare medici ed infermieri impiegati nei reparti Covid a quelli di altri reparti con particolari condizioni di lavoro, come ad esempio quelli che operano nelle malattie infettive. Siamo in presenza infatti di una palese disparità di trattamento che ad oltre un anno dall'inizio della pandemia proprio non possiamo permetterci. Sit-in di protesta questa mattina davanti alla sede della prefettura di Teramo da parte di autisti e assistenti scuolabus. L'iniziativa è stata organizzata dalla CGIL a sostegno di circa 200 lavoratori del settore rimasti senza stipendio, senza lavoro e soprattutto senza cassa integrazione. Tania Bonici Castelli. Sono circa 200 in provincia di Teramo gli autisti e assistenti di scuolabus rimasti senza lavoro, senza stipendio e soprattutto senza cassa integrazione. Non è solo il Covid la causa di questo disastro, piuttosto la discutibile scelta della ditta privata che ha in appalto il servizio di applicare contratti che scadono e che vengono rinnovati ogni 3 mesi. Una modalità questa che non permette ai lavoratori di usufruire degli ammortizzatori sociali e che li lascia sul lastrico. La CGIL di Teramo, insieme agli autisti e agli assistenti di scuolabus, hanno protestato davanti alla sede della prefettura. Secondo lei è regolare assumere questi lavoratori 3 mesi per 3 mesi? Sicuramente si potrebbe fare di più. Io credo che bisognerebbe regolarizzare questi lavoratori almeno con assunzioni per tutta la durata degli appalti. Io credo che queste uno sforzo che dobbiamo fare tutti insieme, credo in primis le amministrazioni comunali. Quando danno in appalti certi servizi devono essere previsti certe garanzie, certe tutele per i lavoratori. Una struttura che come si potrebbe sanare? Ma io penso che il governo e il Parlamento debbano immediatamente intervenire per sanare questa struttura a carico di persone e lavoratori che già vivono una condizione di precarietà, con stipendi molto bassi, molto ridotti, e quindi questa vicenda, che coinvolge ovviamente tantissimi lavoratori abruzzesi e italiani, vanno ascoltati dal governo, e il governo insieme al Parlamento deve intervenire.
intervenire. Noi a livello regionale faremo una proposta verso i parlamentari abruzzesi affinché si facciano carico di questa vicenda. Alla fine degli anni 90 a Teramo il servizio Scuolabus era gestito direttamente dal comune, che utilizzava i propri dipendenti. Con la drastica riduzione del personale, l'amministrazione comunale è oggi costretta ad esternalizzarlo, ma è comunque solidale con i lavoratori. Cosa potrebbe fare l'amministrazione comunale per sostenere meglio i lavoratori? L'amministrazione comunale innanzitutto sposerà la posizione che oggi sta portando in piazza il sindacato, una giusta rivendicazione per chiedere che venga sanato quel vulnus che è presente nella legge di bilancio e quindi per andare a recuperare quella che è una situazione incresciosa che si è verificata. Dobbiamo del profondo rispetto a dei lavoratori che hanno lavorato in condizioni assai complesse, che hanno consentito di poter portare avanti determinati servizi, penso al servizio scolastico e il trasporto scolastico su tutti. È giusto quindi andare a riconoscere tutti quegli strumenti, quegli ammortizzatori sociali che possano garantire una maggior serenità e tranquillità a questi lavoratori. Non può essere un errore burocratico o una dimenticanza formale a impedire loro di avere accesso a determinati strumenti. Rinviato il pagamento della Tari a Pescara, l'amministrazione comunale così intende andare incontro ai cittadini nel periodo dell'emergenza sanitaria. Per tutti i contribuenti pescaresi della Tari è stata prorogata. Per le attività che sono rimaste chiuse a causa della pandemia ovviamente è stata sospesa. Sospesa vuol dire che il Comune tornerà nuovamente, come è successo per lo scorso anno, per decidere l'esito, se dovessero pagare la stessa rata oppure addirittura non pagarla o pagarla in parte. Questa decisione è stata fatta appositamente dal Comune perché non vuole ingenerare confusione. Aspettiamo l'autorità garante, l'ARERA, che con il proprio circolare, come è avvenuto lo scorso anno, potrebbe dare dei ristori al Comune e in quel caso potremmo anche azzerare o ridurre la quota da pagare e quindi rifarci sull'ultima rata. Aggiungo che il Comune di Pescara ha praticamente anche sospeso il saldo della rata 2020 in aggiunta a quella della prima rata 2021, questo per andare incontro alle esigenze delle attività produttive. Già lo scorso anno abbiamo caricato le casse comunali di 1,2 milioni di mancate entrate, quindi pagando i relativi interessi. Altra stessa cosa per questa prima rata e quindi è un aiuto finanziario, ai flussi finanziari delle attività. Sicuramente qualche critica è avvenuta da qualcuno dicendo che sono arrivati i bollettini. Questi bollettini sono arrivati perché il processo di postalizzazione che prevede l'invio, che non è obbligatorio tra l'altro del Comune ai contribuenti, è iniziato prima della decisione e della delibera successiva in Consiglio Comunale. L'azzeramento di questa attività ci sarebbe costato circa 40.000 euro e non ci sembra giusto buttare, perché sarebbero stati buttati questi soldi dei contribuenti. Però ovviamente la nostra Adriatica Risorse, società partecipata, ha inviato proprio nel giorno della scadenza, tramite PEC, quindi a costo zero, anche questo promemoria per le attività che ovviamente hanno più tempo per quelle che sono rimaste aperte fino al 15 di aprile e la sospensione integrale per quelle che ovviamente sono rimaste chiuse per norma oppure l'hanno comunicato. Sorgerà in Via Nilo a Montesilvano, ad opera della società Formula Ambiente, il centro del riuso, dove i cittadini potranno portare dal 22 aprile beni di consumo che poi dal 20 maggio chi è interessato potrà poi ritirare. Consegne e ritiro saranno interamente gratuiti. Verrà inaugurato tra breve a Montesilvano il centro del riuso, uno dei pochi nella nostra regione. Un'importante iniziativa firmata dal Comune di Montesilvano con Formula Ambiente. Assessore, questa iniziativa è fortemente voluta dalla vostra amministrazione, perché? Beh, fortemente voluta dall'amministrazione perché consente di poter migliorare ancora il ciclo dei rifiuti, quindi si può avviare la fase del riuso, si possono avviare la fase del riuso tutte quei materiali che per noi non hanno più una utilità in casa ma possono benissimo essere utili per altre persone, quindi essere riutilizzati. Si riesce in questa maniera a ridurre la quantità di materiali da smaltire e aver magari di creare anche un beneficio a coloro che potranno prendere questi materiali. La Regione attraverso un bando qualche anno fa ha consentito ai comuni appunto di poter utilizzare di un finanziamento a fondo perduto per circa il 70% delle spese, la restante parte è stata messa dal Comune di Montesilvano.
Tutti i cittadini di Montesilvano possono portare gli oggetti, le suppellettili che non usano più, che hanno in casa, come il mobilio, lampadari, abbigliamento. L'abbigliamento è quello per bambini, passeggini, carrozzine, stoviglie. Poi in una seconda fase sarà possibile portare anche altre cose come l'abbigliamento e come gli elettrodomestici. Chi ha desiderio, necessità di vedere cosa può venire a prendere, potrà consultare un catalogo multimediale, stiamo allestendo una pagina web dove prima ancora di venire qui si potrà consultare questo catalogo e poi successivamente venire qua. Tutto questo avviene in maniera gratuita, cioè chi consegna non prende soldi e chi preleva non prende soldi. Questo è un'attività, un'iniziativa voluta dalla Regione Abruzzo e poi recepita dal Comune di Montesilvano, appunto per favorire una seconda vita alle cose. La sostenibilità passa attraverso l'impegno di tutti i cittadini, la consapevolezza che ognuno è responsabile delle risorse che noi consumiamo e quindi dobbiamo stare attenti ai nostri acquisti e quando noi ci dobbiamo disfare di qualcosa pensare se quello di cui ci vogliamo disfare sia già un rifiuto o possa servire a qualcun altro, specialmente in questo tempo di crisi dove magari ci sono delle persone che hanno scarse disponibilità economiche. Si avvicina la Pasqua e causa Covid gli appuntamenti religiosi della Settimana Santa subiranno dei cambiamenti, lo annuncia il Vescovo della Diocesi di Teramo Atri, Lorenzo Leuzzi. Gli appuntamenti a Teramo per la Settimana Santa di Pasqua subiranno dei cambiamenti a causa del Covid, lo annuncia la Diocesi di Teramo Atri, che annulla per venerdì pomeriggio la processione del Cristo morto per le vie del centro cittadino. All'alba di Venerdì Santo è però confermata la processione antelucana dedicata alla Madonna Addolorata, che si svolgerà non in strada ma nel Duomo a partire dalle 5:30. Il Vescovo Lorenzo Leuzzi, che celebrerà la Messa di Pasqua nella Cattedrale di Atri, invita tutti ad un momento di raccoglimento speciale intorno alla tomba vuota di Cristo. I riti pasquali in questo periodo di Covid come saranno? Ma credo che, ringraziamo il Signore, quest'anno avremo la possibilità di celebrare il Trigio Pasquale insieme con la comunità ecclesiale, certamente nei limiti dell'emergenza sanitaria, ma potremo davvero vivere insieme dal Giovedì Santo fino alla domenica, momenti veramente importanti. Abbiamo già vissuto la domenica delle Palme con una grande partecipazione. Sono certo che anche il Trigio Pasquale sarà una grande occasione per ritrovarsi insieme e riflettere sul cammino di Gesù verso il sepolcro, poi il grande giorno della Pasqua. E poi ho voluto conservare un momento di preghiera mariana. A Teramo c'era la tradizione della processione della Desolata, non potremo fare evidentemente la processione, però do appuntamento a tutte alle 5:30 di venerdì mattina per ritrovarci in cattedrale, naturalmente sempre con i numeri contingentati, ma un momento di preghiera, tutti potranno unirsi alle proprie case, potranno seguire anche attraverso i metodi la comunicazione della diocesi, però è importante ritrovarsi insieme per essere con Maria in preghiera in attesa della domenica di Pasqua. E ora lo sport, riprende il campionato di Serie B con il Pescara che ospita domani alle 17 una gara da vincere per tenere acceso il lumicino delle speranze e salvezza. Il tecnico Grassadoni afferma che Memusciai non sarà della partita e per il resto non dà indicazioni nella consueta conferenza pre-gara. Il servizio è di Andrea Costantini. Le speranze di salvezza sono ridotte al lumicino, che può restare acceso solo in caso di un finale di campionato dirompente che questo Pescara non sembra avere nelle corde. Un finale che andrebbe alimentato domani da una vittoria all'Adriatico Cornacchia contro il Pisa. C'è margine per poter sperare ancora? Ecco cosa ne pensa Gianluca Grassadonia. Li vedo lavorare perché è una squadra che, a parte la partita di Vicenza, è una squadra che ha sempre fatto bene, che ha lottato strenuamente anche rimanendo in 10. Sicuramente il gol al 92esimo con l'Ascoli ci ha condizionato tantissimo, perché voglio dire, sappiamo insomma che pareggiarla anche in 10 per noi sarebbe stata una grande iniezione di fiducia, e dobbiamo alzare la testa e non ripetere la partita di Vicenza, giocare con coraggio, con personalità. Ripeto, io ci credo, i ragazzi ci credono, però è arrivato il momento di trasferire le nostre parole, infatti, come i ragazzi hanno fatto bene le prime giornate, parlo della mia
conduzione e crederci, perché voglio dire, vincendo la partita, noi dobbiamo vincerla, si riaprirebbero nuovi scenari. Stamani la seduta di rifinitura, Grassadonia sceglie di non rivelare alcunché su infortunati, indisponibili e scelte tattiche. Calciatori in teoria tutti convocati, unica indicazione non sarà della partita Memusciai, che ieri non era neanche in panchina nella gara che la sua Albania ha giocato a San Marino e a questa mattina non era ancora rientrato in città. Il tecnico salernitano comunque ripartirà da una difesa a tre con Sorensen, Drudi e Scognamiglio. Nonostante gli impegni con l'Under 21, Bellanova presiderà il binario destro, ma Sciangero quello mancino. In mezzo De Sena e Busellato e uno tra Maestro e Macin, che dovrà sdoppiarsi nel ruolo di mezzala in fase difensiva e trequartista in quella offensiva. In avanti ballottaggio Odgaard Giannetti per un posto al fianco di Seter. Domani scioglieremo le riserve. Rispetto il vostro lavoro tanto, ma insomma noi non dobbiamo dare vantaggi a nessuno e quindi sono tutti convocati e domani vi renderete conto insomma di quella che sarà la situazione. Abbiamo l'obbligo domani, ripeto, mentre le altre volte dicevo è importante, non è determinante, domani è una partita determinante e dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo e andare oltre, assolutamente. Il Pisa del pescarese Luca D'Angelo sogna i playoff, 4 punti da recuperare dal Chievo ottavo e con una gara in meno, quella che i toscani non hanno giocato col Pordenone prima della sosta. Squadra che ha degli equilibri, solida, ma che andrà affrontata con coraggio. Noi affrontiamo una squadra oggi che è in salute, mentalmente sicuramente una squadra libera, quindi sicuramente affronteremo una squadra in questo momento tra le peggiori da affrontare. Gioca insieme da anni, è una squadra molto dinamica, è una squadra di qualità e quindi voglio dire sono 2 settimane che la guardiamo, quindi sappiamo e dobbiamo vincere la partita, non ci sono troppi o tanti giri di parole. E quindi sarà una partita intensa sicuramente, dove dovremo essere bravi a trovare il coraggio. Il coraggio di osare, il coraggio di andare oltre qualsiasi tipo di situazione. Proseguiamo con la Serie C. Il comitato direttivo di Lega Pro, riunitosi oggi in videoconferenza, ha condiviso e deliberato lo slittamento del calendario delle partite di Serie C, con lo spostamento del turno infrasettimanale dal 14 al 18 aprile, della penultima giornata di campionato dal 18 al 25 aprile e dell'ultima giornata dal 25 aprile al 2 maggio. La motivazione alla base di tale decisione è stata quella di consentire di liberare ulteriori slot per il recupero delle gare rinviate. E sabato il Teramo ospita la Turris per cercare il riscatto dopo 3 sconfitte consecutive. Direzione di gara affidata a William Villa di Rimini e tra i campani milita il difensore Joad Ferretti, che nell'estate 2018 aveva firmato col Teramo, ma la sua parentesi è durata pochissimo a causa di alcune incomprensioni. Ascoltiamolo in un estratto della trasmissione Pro Teramo nella quale è intervenuto. È stato un periodo lungo per me di inattività, perché via del Covid e via anche dell'anno che ho fatto a Teramo mi ha penalizzato moltissimo, perché dopo Teramo io sono andato a Gubbio, non so se si ricorda, ho fatto solo 8 presenze e dopo da lì con 8 presenze è stato molto duro trovare squadra con le regole dei giovani, con tutto il mercato che è di adesso e niente, dopo sono stato fermo per cercare meglio e non ho trovato nulla e dopo è scoppiato il Covid, è stato un casino per me. Adesso ho ricominciato quest'estate a allenarmi con una squadra e c'è stata la possibilità con il mio procuratore, che si è sentito col direttore della Turis, mi ha dato questa possibilità, è nata questa l'ho presa al volo subito. Cosa non ha funzionato a Teramo? Cosa poi effettivamente non è andato bene? La domanda delle domande. Diciamo che è stata una grossa incomprensione, mettiamola così, perché allora io mi dovevo rilanciare, quindi perché siamo retrocessi in B, quindi avevo bisogno di giocare, di ritrovare il mio livello. È arrivata la chiamata del Teramo, dal direttore, che conoscevo, quindi ero molto contento, però dopo sono successe delle cose che è successo, sapete tutti, che mi hanno messo fuori rosa e tutto qui. E adesso alla Turris come va?
Turis molto bene, ho trovato una grande famiglia, abbiamo fatto un pochettino male, però adesso ci siamo ripresi, però è una società familiare, molto piccola, quindi si sta molto bene qua. Abbiamo cambiato l'allenatore, già ci ha dato la scossa giusta, abbiamo vinto subito contro la Casertana, giochiamo un calcio molto propositivo, ci divertiamo e stiamo ritrovando tutti la fiducia giusta che da ritrovare dentro di noi. Che ci dà soprattutto anche il mister, che è molto importante. Penso che non sarà una passeggiata, visto che già viene da 3 sconfitte, i giocatori saranno molto incazzati, penso, però anche noi abbiamo bisogno di punti e sarà una bella battaglia. E oggi pomeriggio torna in campo la Serie D, attesissimo il match ai vertici della classifica tra Notaresco e Campobasso. Voi, se vorrete, potrete seguire tutte quante le partite del campionato di Serie D a partire dalle 14.55 con Diretta Stadio. Il TG6 termina qui, il prossimo aggiornamento alle 19. Grazie e buon pomeriggio.